Dario Danelli, campione nel mondo del calcio, hai realizzato proprio nello sport il tuo grande sogno, però insomma adesso la tua vita, anche la tua carriera sono proseguite con un'altra grande passione che è quella del vino. Ecco, mi racconti proprio il momento dello switch, quando sei passato comunque da la chiusura della carriera professionale da calciatore invece alla costruzione di un altro grande sogno che è quello del vino. Arrivo da un paesino che si chiama Ghizzano, dove ancora abitano i miei genitori, che è di 300 abitanti nelle colline che vanno verso Volterra, quindi sicuramente non sono di città, il legame alla terra c'è sempre stato e la passione per il vino altrettanto. A cosa porti di te, di Dario Danelli, nei tuoi vini, nelle tue etichette? Passione naturalmente, attenzione al particolare, convivialità e quindi anche divertimento, la base del vino è questo. Questo è il vino di San Zio, è il vino di qui, nel senso è 100% sangiovese e è un pochino l'unione della mia famiglia, perché il nome in apparenza banale, nel senso è acronimo realmente di Rebecca, mia moglie, Ettore, Eva, Edoardo, quindi è un'E alla terza e Dario. Poi c'è questo che è il nostro vino più particolare, più importante, che è il Rude. Il daino è appunto quello più ironico e più semplice, come deve essere anche come vuole essere il vino, tappa a corona, da aperitivo, un ingresso di gioco, di divertimento, io dico il vino da piscina, da aperitivo, della Zonica, del Giglio. E l'intruso, perché nel Sangiovese c'è un 20% di malvasia. Per chi comunque fa un lavoro importante anche a livello mediatico, come il calciatore, quando comunque si appendono le scarpette al chiodo non è mai un momento semplice. Però ecco, visto che c'è un problema comunque nel mondo del calcio di gestire quel momento e il dopo, ecco, le passioni salvano? Devo dire che ho avuto un po' di fortuna, perché la carriera è stata molto longeva. Quella della passione per il vino comunque è stata sicuramente una cosa che mi ha aiutato, perché di sicuro non ho mai vissuto il fatto di smettere come poi non saper cosa fare. Ecco, invece com'è stato il cambio da gestire una carriera a guidare invece un'azienda? È molto complesso, perché comunque dal punto di vista di calciatore sei guidato, la vivi un po' più egoisticamente, ti cerchi di fare il meglio per te, che poi di solito è anche, se lo fai bene con rispetto, è anche quello della squadra. E dal punto di vista dell'azienda invece la gestione è molto diversa, perché comunque non si pensa più a una cosa singola, ma devi pensarne a tante, e questo dal punto di vista dell'impegno mentale è molto più complicato e più difficile. Da calciatore vivi un pochino un'infanzia allungata, perché comunque la parte di campo e di gioco non è come sembra, tutto semplice e tutto facile, perché comunque ci sono pressioni mediatiche, non è il gioco che pensano tutti, c'è difficoltà, c'è momenti in cui uno è depresso, infatti è quello che poi ti porta a un legame importante anche con quelli che giocano con te, perché comunque ci piangi insieme, ci gioisci insieme, quindi vivi delle emozioni che in tanti altri lavori è difficile. Io chiuderei con i sogni. Dove sta guardando oggi Dario Danelli? E l'ambizione naturalmente di fare qualcosa assolutamente non commerciale. Ho tre figli e spero che riesca a passare questa passione a qualcuno di loro e che magari poi la portino anche avanti. O comunque non la abbandonino, la tengano di conto come un'azienda di famiglia. E dal punto di vista calcistico adesso sto seguendo i ragazzi del settore giovanile dell'Empoli, dove calcisticamente sono nato, perché il settore giovanile l'ho fatto anch'io a Empoli. Sto molto bene, il rapporto con i ragazzi è bello e ti dà molta soddisfazione. Un ritorno alle radici. Certo.